Tutti quanti noi siamo uniti, insomma, stasera, da questa parte, speriamo anche dalla vostra, oltre che per la presentazione del libro, dalla convinzione che il colonialismo sia stato ed è ancora oggi, lo è ancora oggi, al di là di quelle che sono le precise definizioni giuridiche, un crimine contro l'umanità. Inizio subito con alcune citazioni. Facciamo un applauso alla band. L'India si è trasformata da colonia a potenza imperiale praticamente da un giorno all'altro. Non c'è stato un giorno da quando gli inglesi hanno lasciato l'India nell'agosto del 1947 che l'esercito e i paramilitari indiani non siano stati dispiegati all'interno dei confini del paese contro il proprio popolo. Il numero di morti sale a decine o forse centinaia di migliaia. Ma chi sono questi cittadini pericolosi che hanno bisogno di essere trattenuti con forza militare? Sono gli indigeni, sono i cristiani, ma sono anche i musulmani e i Sikh. Lo schema che emerge è significativo ed è sempre lo stesso. Questo l'ho detto Arundhati Roy, autrice e attivista per i diritti civili indiani. Amiche e amici miei, il colonialismo non è finito. Ecco perché questa lotta è così dura per le popolazioni indigene. Perché c'è un apparato statale al servizio di esso. Ma abbiamo anche potere ed è per questo che continuiamo ad esistere. Berta Cáceres, attivista ambientale indigena dell'Honduras che ha cofondato il Consiglio delle Organizzazioni Popolari Indigene. Berta è stata uccisa nella sua casa nel 2016. Ma non solo noi indigeni siamo costretti a farci carico del fardello del colonialismo. Ci si aspetta pure che lo celebriamo. Tania Takaki, cantante canadese Inuit. Sapete, ogni impero ripete, dice a se stesso e al mondo, che è diverso da tutti gli altri imperi, che la sua missione non è quella di depredare e controllare, ma di educare e liberare. Edward Said, docente della Columbia University, tra i fondatori della teoria postcoloniale. Noi occidentali dobbiamo tenere a mente che i paesi poveri sono poveri soprattutto perché li abbiamo sfruttati attraverso il colonialismo politico ed economico. Martin Luther King. Infine, il nativo deve rendersi conto che il colonialismo non regala mai niente per niente. Frantz Fanon, psichiatra, antropologo, filosofo, visagista francese originario dell'isola della Martinica.